ricordiamo l'errore commesso prima, per cui la spira deve percorrere 10 cm, 2L, anziché 5, per fermarsi proprio sul bordo in uscita del magnete. Quindi la velocità d'ingresso limite non sarà 9 cm al secondo, ma 18,1 circa. Al di sotto di questa velocità d'ingresso, la spira, quindi il vagone, rimane intrappolato sopra il magnete.